Eccola qui, questa è quella che mangiamo oggi e l'abbiamo messa a pesare. È molto buona, abbiamo assaggiata. A te che basta? No, sì, a me basta, poca poca. Buono. Questa è stata la fette quando eri piccola. Questa qua? Sì, questa è di riso. Mais e riso. Buona, buona. Non mi sono mai sentita più influencer di come sono oggi, ma più che altro perché sono in vestaglia. Mi è arrivato questo pacco e vi volevo un po' mostrare cosa c'è dentro, quindi ora andiamo in un luogo dove c'è una luce vagamente decente e facciamo questo video. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, mi chiamo Gemma Cocca e oggi vi voglio mostrare dei prodotti che mi sono arrivati. Questo video è in collaborazione con benessere.sm, spero di dirlo bene perché se no lo dirò male durante tutto il video. Allora, già un bel po' di tempo fa in realtà mi era arrivato questo pacco, però io ero nel periodo di dedicarmi alla laurea eccetera eccetera e quindi non ho più fatto video per un sacco di tempo, insomma avevo queste cose in camera mia per tutto questo tempo nell'attesa di farci un video. Alcune cose già le ho assaggiate, già le ho provate, e invece altre sono ancora tutte belle belle impacchettate. Quindi intanto voglio ringraziare Benessere SM per avermi mandato questo pacco che era enorme e pesantissimo quando mi è arrivato, e vediamo un po'. Benessere.sm, la salute attraverso la prevenzione. Da oltre 20 anni selezioniamo i migliori professionisti e i migliori prodotti a tutela della salute. Le persone possono guarire dalle malattie, le malattie possono guarire dalle persone. Ok, allora, vediamo un poco. Io avevo diviso tutte le cose per categoria, però poi appunto col fatto che ho continuato a rimandare il video, c'è la rivista Terra Nuova e un sacco di volantini, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono tutti prodotti biologici, assolutamente. Ed ecco qua tutte le cose che mi ha mandato benessere.sm. Quindi ora io nelle prossime settimane le proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. E ormai da un bel po' di tempo non stiamo più consumando molti cereali con papà e anche con Ninni, pochissimi, però la volta in cui li andiamo a consumare preferiamo che siano di un certo livello, di una certa qualità, grani antichi principalmente. Abbiamo questa pasta che è Girolomoni oltre il biologico. Allora, quindi abbiamo questi che sono spaghetti semi integrali, graziella ra, grano Khorasan italiano, lenta essiccazione, trafilata al bronzo. Grani antichi, 100% fonte di energia rinnovabile, biologico. Qua invece abbiamo legù che non è pasta, 100% farina di legumi bio. Questa non vedo l'ora di provarla. 100% biologico, ovviamente. Poi abbiamo tisana al finocchio. Sono felice di aver fatto questo video. Cioè, potevo farlo prima, così potevo provare tutte queste cose. Invece ora faccio il video, poi proverò tutte le cose e poi lo farò uscire. Qua abbiamo Girolomoni, oltre al biologico, penne rigate, farro integrale, sempre biologici, grani antichi. Poi abbiamo snack ai quattro legumi non fritti, ricchi di proteine e fibre, senza glutine. Ah, ok, abbiamo spaghetti, Girolomoni, farro, lenta essiccazione, grani antichi. Poi abbiamo echinacea, c'è scritto anche in italiano? Sì, con ibisco e rosa canina, che è una tisana. Poi abbiamo sarchio, semi di zucca, semi di sesamo, i miei adorati semi di girasole, lo vedete anche nelle storie di Instagram, li metto sempre nel succo nella mia spremuta. Poi abbiamo farina Girolomoni, farina integrale di grano tenero, adatta per pane e pizza dolci, sempre biologica ovviamente. Poi abbiamo mandorle di Sicilia al naturale, bello, ci piace, e mandorle di Sicilia pelate, ci piace anche questo molto. E poi passiamo al secondo pacco.
Quindi abbiamo ad esempio fusilli di mais e riso. Io per anni ho mangiato quasi solo questa pasta, anche quando ero piccola. Per qualche motivo i miei mi davano la pasta di mais, quella senza glutine. Poi maccheroni con grano saraceno, senza glutine ovviamente. Sfogliette alle verdure, queste cose qui che di solito sono molto molto gustose. Triangoli come gli altri, farina di legumi. Riso baldo integrale, sempre della Girolomoni. Fomenta marina, liberi dal dolore, liberi di fare. Fango minerale per il trattamento dei problemi articolari e muscolari. Sensazione di benessere già dalla prima applicazione, efficacia dimostrata senza controindicazioni. Questo magari lo faccio provare a Ninni. Qua abbiamo Pasucci, miscela di caffè biologico macinato per mocca. E anche questo se lo berrà Ninni. Questo non so cosa sia. C'è scritto in italiano: accendere il sigaro Moxa e metterlo vicino ai punti di agopuntura, riscaldare e regolare la distanza con la sensibilità al calore del paziente. Il tempo di anormale seduta 20-30 minuti. Questo lo vedrò con papà perché non ho proprio idea di come si usi. Poi abbiamo un altro fango, credo sia uguale a quell'altro. Poi un bel Il mio casale Montecolombo Rimini, Romagna, denominazione di origine controllata, sangiovese superiore, vino biologico. Io di solito non bevo, però mi fa piacere quelle poche volte che bevo quando è qualcosa di biologico. E poi una serie di flaconi, questo è Fomenta Marina, gel minerale da utilizzare per il trattamento di traumi, contusioni, ematomi, tersamenti e chinosi. Alcune cose non c'è scritto a cosa servono e non ne ho idea. Mi devo informare sul sito. E questo è brevetto internazionale, prodotto testato e certificato, scudo, protegge dai campi elettromagnetici del cellulare. E quindi poi io mi sono scordata di fare l'ultima parte di questo video e quindi io finalmente poi ho provato la maggior parte dei prodotti, non c'è stata occasione ancora di provarli tutti quanti, anche perché per la quarantena, papà e via, eccetera, eccetera. In tutti i casi io ho un codice sconto che è questo qui e vi lascio il sito nel box informazione se vi può interessare e dare un'occhiata a quello che vendono. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!